Dottoressa Lucia Minigi rappresenta in questa, oggi il coordinamento tecnico delle regioni. È stato citato prima, ci sono linee guida ancora adesso sui cancerogeni che risalgono, mi pare al 2002, del coordinamento tecnico delle regioni. Dottoressa Minigi fa parte del coordinamento, per cui in qualche modo fa parte del gruppo di lavoro cancerogeni del coordinamento tecnico delle regioni e quindi in qualche modo è il riferimento istituzionale, visto che prima qualcuno mi ha fatto notare che magari non sono presenti gli organi di vigilanza nella giornata di oggi. Diciamo che abbiamo presente il coordinamento delle regioni, che è la struttura che dà gli indirizzi agli organi di vigilanza. Per la verità, dottoressa Minigi non fa parte delle ASL, ma è la responsabile del centro operativo regionale dei tumori nasosinusali e del centro operativo regionale dei tumori a bassa frazione eziologica, praticamente dell'Istituto di Firenze per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, l'ISPRO, poi si presenterà meglio lei. Nel frattempo, intanto che caricano le slide della dottoressa Minigi, volevo dire anche che uno degli interventi previsti non ci sarà, il dottor Diego Alaic non ci sarà per motivi personali di salute. Il dottor Diego Galai, che è già direttore della rivista 2087, che per quelli che hanno qualche anno in più è una rivista storica ampiamente conosciuta in materia di prevenzione, mi era stato chiesto di fare un intervento, oserei dire, a nome dell'ETUI. L'ETUI è l'istituto di ricerca della Confederazione Europea dei Sindacati, perché il dottor Galai ha tradotto un lavoro dell'ETUI, secondo noi, piuttosto interessante. Praticamente questo l'ETUI, Laurent Foguel, per capire chi lo conosce, hanno fatto uno studio sui costi dell'esposizione a cancerogeni, quindi conseguentemente delle morti da cancerogeni. Questo studio parte da presupposti di questo tipo: 1.300.000 sono i morti di cancro ogni anno nell'Unione Europea. Si stima che la percentuale che sia legata ad attribuire, diciamo, all'esposizione professionale possa variare dal 2 al 12% di questo 1.300.000 morti. Sulla base di questo elemento, individuando una serie di cancerogeni tradizionali, è stato fatto un'analisi su quanti sono i casi attribuibili a questi cancerogeni tradizionali e quindi in qualche modo i costi. Questa analisi è stata fatta ovviamente per dare uno strumento utile alle organizzazioni sindacali per perfezionare le loro strategie sul tema della lotta contro il cancro a livello europeo. Riassunto molto stringato di questa analisi, l'analisi del TUI è stata tradotta in italiano da Diego Laic. La traduzione è disponibile sul sito di Rassegna Sindacale. Link, vi abbiamo dato un foglietto alla registrazione che contiene il riassunto di quello che vi sto dicendo in maniera molto rapida, ma soprattutto che contiene il link all'interno del quale si può scaricare lo studio tradotto in italiano. Quindi il dottor Alaic non ci sarà, ma insomma penso che sia utile recuperare queste informazioni. Passo rapidamente la parola alla dottoressa Minigi. Grazie. Dunque, io ho una collocazione complicata, come vedete, sono gruppo nazionale cancerogeni, ma sto dentro un istituto che proprio si occupa di tumori, sia dal punto di vista della prevenzione primaria che dal punto di vista della prevenzione secondaria. Mi occupo di cancerogeni dal 1980 più o meno, quindi vedo un po' tutta l'evoluzione storica che c'è stato e che cosa si sta facendo sul territorio. Quello che è stato detto prima, cioè di quanti sono i tumori attribuibili all'esposizione a cancerogeni, è un argomento che ci interessa molto e dirò proprio qualcosa anche da questo punto di vista. Per andare avanti. C'è la freccia. Freccia a destra, ma non va. Credo che la riflessione, qui si parla di direttiva cancerogeni, volevo fare un attimo una storia perché credo che la direttiva nasce proprio da un'osservazione che
questa è una news del 2016, scusate, in cui la Commissione Europea sul lavoro, gli affari sociali e l'inclusione ci dice proprio che la prima causa di morte tra i lavoratori sono le cause tumorali, quindi il 53% del totale, non poco, e che i morti attribuibili, il numero di morti attribuibili ai tumori professionali nella comunità europea è un numero annuo spaventoso. Quindi il tumore, che sappiamo ha un forte impatto sulle persone, sulle loro famiglie, sulla società, e quindi qui parte la proposta del cambiamento della direttiva del 2004 con questa nuova, con l'intenzione di prevenire nei prossimi 50 anni 100.000 vite annue. Quindi questa era l'inizio della situazione, e quindi poi arriva la direttiva, ci sono anche nuovi numeri che si aggiungono a quelli già detti dalla Commissione precedentemente. Vedete, i numeri sono stimati di persone che hanno avuto una passata esposizione a sostanze cancerogene, sono tanti, perché vanno da 91.000 a 150.000, e i numeri in termini di casi di morti sono altrettanto importanti. Questa è una stima del 2012 che va da 57.000 a 106.000 più o meno. E la Commissione Europea ci dice anche che 32 milioni di lavoratori sono esposti a cancerogene, quindi stiamo parlando di una situazione di espositiva importante, che fra l'altro cambia, perché le informazioni che abbiamo sui cancerogeni sono sempre, diciamo, anche cose che non ci aspettiamo. Un esempio che ho raccontato molte volte è, per esempio, che la formaldeide si sviluppa durante il processo della lievitazione nei panifici, quindi un'esposizione che non ci aspettavamo nei panificatori, e poi ora lo stiamo anche approfondendo nei pasticceri. E tutto questo, l'osservazione è nata addirittura da un caso di tumore del rinofaringe. Il rinofaringe è associato in maniera certa alla formaldeide. Quindi il fatto che un medico del lavoro abbia approfondito questo tumore in questo lavoratore ci ha portato addirittura a scoprire una cosa che non si sapeva. E qui parliamo della direttiva. La direttiva ha dei punti importanti. Lo scopo è quello, ovviamente, la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivante dall'esposizione a cancerogeni. Prevede un livello coerente di protezione contro i rischi cancerogeni e mutageni, parla di valori limiti, ma non esclude il principio di precauzione. E credo che alcuni punti inseriti nella direttiva ci devono far riflettere. Innanzitutto quello della possibilità data agli Stati membri di stabilire limiti di esposizione professionale vincolanti o altre misure di protezione più rigorosi, e questo è un elemento importante. Che ovviamente il rispetto dei limiti non pregiudica, questo lo sappiamo, e gli obblighi del datore del lavoro volti a ridurre l'esposizione a livelli più bassi possibili. Per la maggior parte degli agenti cancerogeni e mutageni non è possibile comunque individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione non prevede effetti nocivi. Un altro elemento di riflessione contenuto nella direttiva è quello che entro il 2019 la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di includere anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Questo è un altro argomento che secondo me all'inizio la prima stesura vedeva già i tossici per la riproduzione dentro la direttiva, poi è entrata invece nella direttiva che entro il 2019 ci sarà la valutazione della possibilità. Ci sono ovviamente lo SCOE, l'assiste le commissioni per la valutazione dei dati scientifici più recenti e disponibili, insieme al Comitato Consultivo per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, e sono organi che assistono alla commissione. Comunque la valutazione delle fonti informative è una valutazione importante che deve essere fatta sempre in continuum, compreso e soprattutto sui dati scientifici, ma anche sui dati tecnici, ma anche forse sugli aspetti sociali e sulla fattibilità economica. Le fonti di informazione scientifiche solide di dominio pubblico sono state esaminate, tra queste bisogna ricordare sempre l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, la IARC di Lione, che è un organismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Un altro elemento innovativo è quello di parlare di lavoratori esposti durante la preparazione, somministrazione e lo smaltimento di medicinali pericolosi, ma anche tutti quei soggetti che non sono direttamente interessati, per esempio gli addetti alle pulizie, ai trasporti lavanderia, allo smaltimento del materiale contaminato dagli stessi, nonché assistenza a pazienti sottoposti a terapia con farmaci pericolosi, sono altri elementi da considerare in situazioni di lavorazione, di comparto lavorativo completamente diverso. E poi viene ovviamente ricitato il principio di prevenzione sul luogo di lavoro, che dovrebbe essere promosso in relazione alla ripercussione anche degli agenti cancerogeni e mutageni sulle generazioni future e gli effetti negativi sulla riproduzione e sullo sviluppo, e farò un esempio proprio su questo. Questo è l'elenco che sapete, ho sottolineato le polveri di legno per dirvi che comunque ci sono delle situazioni della sorveglianza epidemiologica che viene fatta rispetto all'articolo 244-81-2008 è sviluppata in Italia, la collaborazione dei centri operativi regionali con INAIL e con i tre registri sulle patologie, di cui due sulle patologie oncologiche, registri dei tumori ad alta frazione eziologica, quindi sul mesotelioma maligno e sui tumori nasosinusali, e si sta mettendo in atto la collaborazione tra COR e regioni per sviluppare poi il registro dei tumori a bassa frazione eziologica, cioè tutti quegli altri, che sia il polmone, che sia la vescica, eccetera eccetera. E su questo di che cosa stiamo parlando? I tumori sono tanti, vedete la numerosità, ci dice che queste sono le stime che aveva fatto la rete dei registri dei tumori italiani, ci dice che nel 2018 i tumori diagnosticati sono 373.000 nuovi casi. Nei maschi il primo tumore è la prostata, il secondo il colon retto, il terzo il polmone, poi la vescica, il fegato e al quinto posto. Nelle donne sono la mammella, il colon retto, polmone, tiroide, utero, corpo. Questa situazione può cambiare quando guardiamo delle classi di età, vedete che fra 0 e 49 anni abbiamo una situazione completamente diversa, quindi teniamo presente anche tumori che possono essere correlate ad esposizione lavorativa, per esempio il linfoma non Hodgkin, e come può cambiare la situazione, oppure la cute con i melanomi. E quindi la nostra attenzione deve esserci sempre. Fra l'altro, in questa classe di età fra 0 e 49 anni, purtroppo stiamo assistendo, io sono la responsabile del registro dei tumori nasosinusali, e stiamo vedendo soggetti purtroppo sempre più giovani. Sono quei soggetti che magari ora facevano tutt'altro lavoro, ma hanno fatto gli apprendisti nelle falegnamerie e nei calzaturifici. Quindi ragazzi che hanno lavorato quando avevano 10, 11, 14 anni nel passato, la latenza è molto ampia per questo tipo di tumore, molto raro, ma molto associato al lavoro, e purtroppo abbiamo persone giovani con tutto quello che vuol dire avere un tumore da giovane, questo anche il ringresso al lavoro, l'idoneità e quello che può succedere in situazioni artigianali, dove ovviamente si ammala il capofamiglia che regge l'azienda, è ovviamente un disastro. Quindi la prevenzione è importante. Prevenzione importante anche sapendo che alcuni di questi tumori hanno sopravvivenza molto bassa, come il tumore del polmone o il pancreas, eccetera. E le valutazioni di cancerogenicità della IARC ci hanno dato molto mano, molto aiuto per capire i cancerogeni nuovi, per capire, per fare prevenzione, e credo che le ultime monografie della IARC che prendono in considerazione anche sostanze che erano già state valutate, ma aggiungendo altre informazioni che tutti noi dobbiamo recepire, perché ci sono dei cambiamenti, per esempio il benzene ha dei cambiamenti, non è associato solo con la leucemia mieloide acuta, ma ha anche altre patologie dell'emolinfo poietico. E facciamo una riflessione per esempio sul polmone. Il polmone, vedete, queste sono nella prima colonna le sostanze valutate con evidenza certa, e nella colonna invece quella accanto con evidenza limitate,
E quello che volevo farvi osservare è che per quanto riguarda il polmone, su 30 sostanze, 28 sono di natura professionale e con evidenza limitata 16 su 17. Quindi il polmone ha una grande componente di esposizione professionale, che magari associata anche al fumo complica tutto. Vedete che vi ho sottolineato in rosso alcune delle sostanze agenti che fanno parte degli agenti richiamati nella direttiva, quali i composti del cromo, la polvere di silice, ma poi la novità dei fumi di scarico diesel, che penso è un argomento che bisogna un po' approfondire. Questo è quanto succede per la vescica. Anche per la vescica l'importanza della esposizione a fattori occupazionali è molto rimarcabile. E questo l'esposizione a fumi di scarico diesel e benzina. Abbiamo una situazione che per la prima volta non abbiamo una classificazione per i fumi per i gas di scarico diesel per quanto riguarda una sostanza come le sostanze chimiche, perché qui ovviamente c'è un'esposizione molto più complessa, sono emissioni complesse, oltretutto variabili, che hanno una fase gassosa in particolato, e la composizione dello scarico dipende anche da molti fattori, sia in termini qualitativi o quantitativi, che possono cambiarne la esposizione. E dentro i fumi di scarico gas ci sono dentro delle altre sostanze che sono esse stesse cancerogene, quindi abbiamo questa miscela, questa emissione che ha dentro sostanze sospette o certe cancerogene. Cosa ci dice la IARC? La IARC ci dice che sulla base degli studi epidemiologici e tossicologici di cancerogenità ad oggi disponibili, il gruppo di lavoro ha concluso che esiste una forte evidenza che i fumi di scarico diesel possono indurre tumore nell'uomo con un meccanismo genotossico, e quindi attribuisce il gas di scarico diesel nel gruppo 1 certo cancerogeno, perché c'è evidenza certa di associazione con il tumore del polmone ed evidenza limitata con il tumore della vescica. Non mi dilungo sugli studi epidemiologici, faccio qualche slide molto veloce per dirvi che sono studi robusti, meta-analisi condotte in tutto il mondo che ci dicono che c'è questo rischio. Questi sono gli studi fatti sul polmone, vedete quanti studi sono stati fatti tra il 97 e il 2011, richiamandoci quelle professioni che forse bisognerà anche tener di conto, cioè i camionisti, gli autisti di bus, i taxi, che possono sviluppare un tumore del polmone, quindi un rischio che bisognerà considerare. E queste sono altre meta-analisi in cui si vede rischi relativi che soprattutto negli studi con migliore qualità, che sono rischi positivi e significativi e che quindi ci danno robustezza del rischio. Questo è quanto riguarda, come vi ho detto prima, per l'esposizione a diesel, tumore della vescica, l'evidenza è limitata, ma anche qui vengono richiamate tutte quelle occupazioni che sono autisti di veicoli pesanti, ferroviarie, autisti di autobus. Abbiamo fatto recentemente in Toscana un convegno con gli RLS proprio sui trasporti di terra, e lì sono venute fuori, oltre a problemi derivanti da esposizione a sostanze, ad agenti chimici, anche purtroppo una qualità di vita, specie i camionisti, e abitudini purtroppo di vita che aumentano il loro rischio di tumore, per esempio il fatto di alimentarsi male perché sono solamente su un autobus, oppure purtroppo un aumento di fumatori all'interno di queste professioni così stressanti, anche perché è ovviamente un lavoro che ha dei ritmi molto complicati. E il rischio sui lavoratori è stato anche considerato nel dare una valutazione dell'inquinamento atmosferico, e ovviamente anche questo è stato associato al tumore del polmone con evidenza certa e con evidenza limitata nuovamente sulla vescica, e devo dire anche in questo caso gli studi sui lavoratori hanno dato il loro contributo. Ma quanti sono i casi attribuibili all'esposizione lavorativa? Questa è una domanda
che ci facciamo, richiamo quello, le stime fatte dai registri tumori, quindi sui 373.000 casi annui. Questa è una stima, una delle stime più recenti, oltre quella condotta da Dolle e Pito nell'81, che ci diceva quasi il 4%, con un range di incertezza tra 2 a 4 di proporzioni di morti, e quindi circa 6.000 morti per anno. Stime più recenti, quelle inglesi, ci parlano di 8,2 di tutte le morti negli uomini, 2,3 nelle donne, 5,3 in totale, con contributi importanti. E se io applico queste stime a quanti sono i numeri, i casi di tumore annuo, vedete che si parla di numeri importanti, perché sono circa 9.500 decessi e 14.000 e passa casi incidenti, di cui 7.700 negli uomini e 7.000 nelle donne. Quindi si sta parlando di casi e di numeri che poi non ritroviamo purtroppo nei dati INAIL, che sono numeri completamente diversi, perché poi le malattie che vanno a riconoscimento professionale non hanno questa entità. Ma quanti sono gli esposti a cancerogeni? Questa è una domanda che ci stiamo anche chiedendo e ponendo all'interno del gruppo del gruppo cancerogeni nazionali, e le stime sono ancora stime. Questa è la stima che venne fatta all'inizio degli anni 90 dentro il programma L'Europa contro il cancro. Questa era la stima europea di Carex, che il collega epidemiologo Mirabelli ha contribuito a portare avanti, anche con fasi successive che vanno più in profondità dell'esposizione italiana. Questo è un articolo, una stima fatta per il 2005, ma che è ancora, diciamo, importante, poi aggiornata successivamente. E vedete che le sostanze richiamate nella direttiva sono sostanze che parlano di numeri importanti. Vedete che addirittura i gas di scarico diesel sono al terzo posto dopo l'esposizione a radiazione solare e al fumo di tabacco, all'interno però ovviamente ambientale e lavorativo. Poi c'è la silice, il benzene, il cromo e il tricloretilene. In Italia sono stimati 4,2 milioni di soggetti che sono esposti a cancerogeni. Questa è una stima invece più nuova, probabilmente fa riferimento anche alla traduzione che si diceva precedentemente, e vedete che si parla, questi sono proprio i cancerogeni richiamati nella direttiva, e vedete che l'esposizione a benzoapirene come tracciante degli IPA e i diesel sono le esposizioni a più alto, diciamo, si parla di circa 7 milioni, credo, rispetto ad altri cancerogeni dove gli esposti sono numericamente più bassi. E quindi, diciamo, sono situazioni che penso che debbano essere considerate. Questa è la stima che è stata fatta all'interno sempre di questo lavoro precedentemente, e vedete che hanno tentato, e probabilmente era quello che si diceva prima, di fare quanti sono i casi incidenti che potrebbero essere i casi prevenibili se io adottassi una serie di situazioni espositive, in particolare anche il rispetto dei limiti. Vedete che lo studio fa, diciamo, diversi scenari a seconda del valore limite. Credo che questi siano lavori importanti. In questo lavoro c'è anche l'impatto economico e sociale. Un esempio che vi volevo fare è l'esempio del benzene, la valutazione di cancerogenicità, per dire che dobbiamo sempre tenere presente i cambiamenti che possono succedere, perché abbiamo dati nuovi che ci dicono e ci danno ulteriori indicazioni. Per esempio il benzene, noi sappiamo che era stato un cancerogeno certo per la leucemia mieloide, ma nella rivalutazione di cancerogenicità del benzene nel 2018, oltre alla leucemia mieloide acuta nell'adulto associata con evidenza certa, l'evidenza epidemiologica accumulata negli anni ha portato a una nuova classificazione con evidenza limitata per linfoma non Hodgkin, leucemia linfatica cronica, che fa sempre parte però dei linfomi, il mieloma multiplo, la leucemia mieloide nei bambini e anche il tumore del polmone. E sui bambini credo che
un'attenzione della IARC in questa parte che superiore della slides ci dice che l'esposizione occupazionale dei genitori è importante purtroppo per i tumori infantili, in questo caso per la leucemia. Anche in Italia, quindi esposizione occupazionale dei genitori ai tumori nei bambini, un argomento nuovo su cui penso la protezione dei luoghi di lavoro se ne deve interessare, e quindi quale protezione delle lavoratrici e dei lavoratori, quale impatto della direttiva. Noi abbiamo condotto uno studio in tutta Italia dove purtroppo sulle leucemie, linfomi nei bambini e il neuroblastoma, e abbiamo trovato rischi importanti per l'esposizione materna a soprattutto a solventi organici, ma anche alifatici e ad albenzene. E per quanto riguarda addirittura l'esposizione paterna, quindi questa è un'esposizione che avviene nel preconcepimento e con rischi importanti per esposizione ad oli minerali e nuovamente a fumi di scarico diesel, quindi oli minerali e scarico diesel, che sono contenuti ovviamente come agenti ribaditi nella direttiva. Per concludere, credo che bisogna ancora fare tanto, bisogna migliorare la capacità di riconoscimento dei rischi, migliorare in continuazione l'attività di prevenzione e la capacità ovviamente di riconoscimento dei danni. Le azioni che si possono fare sono tante, implementazione anche dei sistemi, degli strumenti informativi, favorire buone prassi, anche coinvolgere diciamo situazioni come stiamo facendo nel gruppo Canceroli, per esempio l'istituzione scolastica. Io dico sempre, cominciare da piccini, la prevenzione credo sia un'altra attività importante. Concludo con questa indicazione del lavoro che stiamo facendo all'interno del gruppo cancerogeno nazionale. Mi preme dire che uno dei lavori importanti che stiamo portando avanti è la banca dati nazionale sulle misurazioni fatte nei vari contesti lavorativi, dove abbiamo coinvolto tutte le ASL del territorio, si spera di averle coinvolte quasi tutte. Il nostro obiettivo sarebbe quello di creare un portale agenti chimici in analogia, non so se lo conoscete, del portale agenti fisici, in modo per avere un'indicazione. Anche qui poi un documento in riflessione sul documento di registrazione delle esposte e della sorveglianza sanitaria, indicazione per la registrazione ai sensi dell'articolo 243 e altre azioni che stiamo sviluppando. E con questo vi ringrazio.